wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing a blue light. Tra la Campania e il Giro d'Italia c'è un amore infinito. Il calore della gente fa la differenza. Ogni chilometro è un'emozione indimenticabile. La 99esima edizione ha accarezzato l'Ilpinia per poi sbarcare nel Sannio. Lungo le nostre strade, la corsa ciclistica italiana più importante ha regalato il solito grande spettacolo, anche grazie alla carovana pubblicitaria che raccoglie la simpatia di grandi e piccini. Are you with me? Il gruppo è partito da Praia a Mare, ha attraversato anche San Potito Ultra, Nusco e Atripalda. Per il centro alpino è stata l'occasione per riversarsi strada e mostrare le sue bellezze. È un momento in cui l'immagine di Atripalda viene valorizzata per quello che è soprattutto. E quindi questa è una comunità che esprime tanto sotto il profilo innanzitutto commerciale, ma anche sotto il profilo culturale, per cui queste occasioni servono a mettere in evidenza il nome di Atripalda. Il secondo anno consecutivo il giro fa tappa ad Atripalda, vittoria dell'amministrazione comunale, soprattutto la sua vittoria, grande soddisfazione per tutta la comunità. Sì, devo dire che l'anno scorso la carovana si è fermata qui di domenica, per cui è stato un grande colpo d'occhio e l'organizzazione si è affezionata a questa comunità, a questa città. Anche oggi, d'altra parte, pur essendo un giorno feriale, la partecipazione è stata ampia. Noi come amministrazione, oltre a colorare di rosa la fontana, abbiamo anche distribuito stamattina per le scuole primaria e secondaria dei fularini rosa che saranno sventolati dai bambini lungo il percorso non appena tra un po' passeranno i ciclisti. E questi sono tutti aspetti che chiaramente l'organizzazione nota e addirittura siamo stati anche messi sul sito, sulla home page proprio del sito della carovana, c'è stata proprio una foto di Atripalda. Ovviamente mi è stato anche rivolto l'invito, che io ho accolto con molta soddisfazione, di una partenza o eventualmente di un arrivo l'anno prossimo. Credo che trovata insomma anche un'intesa sotto il profilo economico, questa iniziativa sia doverosa, perché lì significherebbe avere per due giorni sul nostro territorio più di 3.000 persone che sono al seguito del giro. Seguiamo molto il ciclismo e comunque Avellina è una zona di montagna, una zona dove si possono fare numerose tappe, e perché anche un arrivo in montagna in qualche zona adatta, diciamo. Credo che sia una bellissima esperienza che fortunatamente anche quest'anno si è ripetuta, e speriamo, come dice il proverbio, non c'è due senza tre, anche l'anno prossimo possiamo avere sia la carovana che qualcosa in più. E il nostro dubbio era questo: essendo una giornata feriale, il tempo poi non ci ha nemmeno accompagnato, temevamo la non partecipazione. La gente di Atripalda ci ha ripagato ampiamente. È un'importante occasione per la rivalutazione del territorio e siamo fortunati che questo in breve tempo è la seconda volta che il giro passa per Atripalda. Siamo contenti in modo che si possa pure vedere il nostro territorio. Da Atripalda le ruote veloci si sono dirette velocemente verso Prato la Serra, poi lo storico stretto di Balba dove si riunivano le streghe, per proseguire per la prima volta nella storia a Ceppaloni e a Saleucio del Sannio. Lungo la Fondo Valle Sabato i corridori sono stati spinti dal pubblico presente fino alle affollate strade di Benevento, dove nel frattempo andava in scena lo spettacolo della carovana pubblicitaria.
Giro d'Italia è una grande vetrina per tutta la nazione, che può mostrare le sue bellezze. Benevento ha messo in mostra la Chiesa di Santa Sofia, il Teatro Romano, il Duomo, l'Arco di Traiano e tanto altro ancora. Una città che profuma di storia e attraverso l'arrivo della quinta tappa ha fatto regalo anche alle attività commerciali. Mi hanno promesso una bella cartolina, per cui mi sembra che la cosa stia funzionando dopo l'alluvione. Ha un significato anche questo, perché evidentemente dopo quel 15 ottobre ogni cosa è utile per ricordare il disastro, ma per ricordare anche una rinascita e una volontà di esserci. Mi pare che il giro ci aiuta a testimoniare sul piano nazionale questa volontà. Ma il giro è un'occasione importante per un richiamo e per un'attenzione, diventa un momento di attrattività, diventa un momento di attrattività per i commercianti, per gli albergatori, insomma per tutto quello che ruota attorno a questa colossale macchina organizzativa che è il Giro d'Italia. Grande folla soprattutto lungo via Cucchia e via Napoli, fino ad arrivare al gremito Corso Garibaldi. Il popolo sannita ha risposto ancora una volta presente. Ancora una volta Benevento e il Sannio hanno dato dimostrazione delle loro capacità organizzative. Il paesaggio è stupendo, tutta la città ha risposto in pieno all'appello e c'è una festa veramente indimenticabile. Noi ci auguriamo che torni sempre più spesso il Giro a Benevento, nonostante i disagi che si possono provocare ai cittadini, però alla fine capiscono dell'importanza del giro e il cosa muove attorno al giro. Una carovana di 1800 persone non è da poco, tutti gli alberghi, tutta la ricezione alberghiera del nostro Sannio e provincia è piena, quindi adesso c'è entusiasmo, prima viene un bel po' di scetticismo. È una festa meravigliosa, fortunatamente il tempo è stato con noi, è stato clemente e noi non possiamo fare che augurare al giro un benvenuto dalla nostra città e che torni al più presto. Tanti appassionati hanno raggiunto la Dolmiente da tutta la regione, confermando tutto l'amore che c'è intorno alla Corsa Rosa, un calore unico nel suo genere che ha colpito anche gli addetti ai lavori, tra cui c'è anche chi ha reso possibile per tante volte l'arrivo del Giro in Campania e nel Sannio. Barbara Pedotti, seconda volta a Benevento, la prima nel 2009 come speaker, adesso sei come inviata. A questo giro raccontaci qualcosa alle emozioni del sud della Corsa Rosa. Ma devo dire che io arrivo dal nord, ma come ho detto anche ieri in un'altra intervista di vostri colleghi, essere al sud è bellissimo perché c'è un calore veramente unico, quindi per me è molto molto bello ritornare a Benevento. È bello anche ritornare dopo che insomma negli ultimi anni ho parlato soprattutto di calcio, ritornare a parlare di ciclismo, vedere tutto il movimento, no? Il calore che ci sta attorno alla Corsa Rosa è qualcosa veramente di magnifico. Avvocato Castellano, un grande personaggio del Giro d'Italia che quando le tappe sono qui al sud, in Campania in particolar modo, lei è sempre presente. Insomma, possiamo dire che Benevento, la Campania, risponde sempre alla grande? Sicuramente, anche quando venivo io in Campania, quando partivo con la Tirrenia Adriatico, ho avuto sempre un'accoglienza eccezionale. Diciamo qualche volta gli amministratori mi hanno fatto un po' penare, però questo non è un vizio solamente della Campania. Ha portato diverse volte il giro qui a Benevento, anche a San Giorgio del Sannio, quindi è grazie a lei se la Corsa Rosa è arrivata anche a Benevento. Sono arrivato a Benevento con il giro, a Benevento sono arrivato anche con la Tirrena Adriatico, quindi diciamo che questo viale è un bel ricordo per me. Un'ultima cosa, le chiedo il suo favorito per questo giro. No, non ho mai avuto un favorito. Il cuore che dice? No, sì, da italiano penso a Nibali, questo sicuramente. Anche perché poi Nibali è un corridore che va rispettato, perché insieme a Contador sono gli unici due che creano la corsa, che la inventano, che fanno anche delle cose che altri non fanno. Sono corridori abituati a partire anche a 100 km dall'arrivo, cioè è il vecchio ciclismo, il ciclismo fatto, diciamo, con quello che piace a me, fatto con il cuore.
Oggi il ciclismo delle tappe pianeggianti, dove se calcolo col computer quanti chilometri mancano per andare a prendere la fuga, non è il ciclismo che mi piace. Il gruppo ha trovato una città dove il rosa si è mischiato dolcemente ai colori giallorossi, che si sono impadroniti della città dopo la storica promozione in Serie B del Benevento Calcio. Giallorosso si mischia a rosa oggi, ancora una festa a Benevento. Eh sì, la festa continua, la festa è per le prossime settimane, sarà sempre festa per quell'evento memorabile e per eventi come questi che mettono in risalto quelle che sono le peculiarità, le caratteristiche di una città stupenda come Benevento. Una bella cartolina insomma per il Sannio, ma soprattutto i ciclisti quando arriveranno a Benevento vedranno tutta la città colorata di giallorosso e chiederanno il perché. Esattamente, già in anteprima durante la trasmissione è stato menzionato il motivo per il quale la città è addobbata in quel modo, le varie bandiere, i vari drappi. Sì, i ciclisti si domanderanno il perché e avranno una bella risposta. La corsa rosa entra nel vivo con il primo passaggio sul traguardo, poi un breve circuito cittadino e la volata regale di Andy Greipel, velocista tedesco che ha letteralmente bruciato il francese De Mar e l'italiano Sonny Colbrelli. Ho pensato di poter avere una possibilità, così nella volata ho fatto un tentativo di uscire dalla testa ed è andata bene perché sentivo di avere energia nelle gambe. Ho sempre creduto nelle mie capacità, così come i miei compagni credono in me, e penso di non essere un corridore così cattivo in fondo. Non sapevo della caduta nelle retrovie, ho sempre cercato di rimanere davanti per tutto il tempo per poi sprintare nel finale. I miei compagni mi hanno aiutato a tenermi in testa al gruppo. L'unico italiano a salire sul podio nella quinta frazione da Praia Mare a Benevento è stato Damiano Cunego, vincitore della Corsa Rosa nel 2004, che indossa la maglia di miglior scalatore. Qual è l'obiettivo di Damiano Cunego in questo Giro d'Italia? Portare a casa la maglia azzurra oppure provare a vincere una tappa? Vincere una tappa veramente potrebbe essere una cosa a cui potrei ambire, occorre anche della fortuna.
quindi non bisogna curare la classifica generale. La maglia di leader di GPM è un'altra cosa che si potrebbe fare, però è ancora molto lunga. Ora siamo partiti bene, i prossimi giorni dovremo guardarci da altri avversari che la vorranno vincere, quindi sono in una posizione un po' difficile, vedremo un po', viviamola la giornata. Senti, pensi anche alle Olimpiadi e al Mondiale o non ci speri? No, non penso nulla di tutto questo, perché uno, non è il momento, stiamo correndo un'altra corsa, quelle gare che hai citato te sono un po' più in là e si valuterà quando sarà il momento, se ce ne sarà l'occasione. Finita la corsa, continua lo spettacolo con l'area dedicata all'animazione, presa d'assalto soprattutto dai giovani, a caccia di gadget. Dopo una notte trascorsa tra Benevento e provincia, il carrozzone rosa è ripartito da Ponte in direzione Roccalaso. Per il piccolo Centro Sannita è stata la prima indimenticabile volta. La terribile alluvione che ha messo in ginocchio Ponte è ormai alle spalle. La comunità si è data subito da fare per tornare alla normalità e l'arrivo del Giro d'Italia è un dono meritato da gustare fino alla fine, nonostante la pioggia. Un paese così piccolo, una comunità piccola, con un evento così grande, abbiamo lavorato bene, ha lavorato bene l'amministrazione, hanno lavorato bene i cittadini. Noi usciamo da un terribile evento dell'alluvione. E questo risultato dimostra che la gente di Ponte non si abbatte, si rimbocca le maniche e tira avanti. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Oggi stiamo scrivendo una pagina di storia. La manifestazione non riguarda Ponte, Ponte l'ha organizzata, ma noi l'abbiamo fatto per promuovere il Sannio, per promuovere il territorio. Quindi non solo per Ponte, ma per tutto il Sannio. Oggi è una cartolina per il Sannio. Noi vogliamo dare un'immagine del Sannio diversa da quello che... Anzi, per la verità, il Sannio è molto poco conosciuto e questo è un grande cruccio per noi, perché abbiamo delle tipicità, abbiamo delle eccellenze che non sono state abbastanza pubblicitate e che la gente non conosce. Speriamo che questa vetrina ci possa dare la possibilità di far emergere quelle specificità del nostro territorio. E se vince Ponte, vince il Sannio. È un appassionato di ciclismo lei? Sì, io sono un appassionato, anche se non vado in bicicletta, però sono un appassionato di ciclismo. Ci racconta un po' per chi fa il tifo, per chi ha fatto il tifo in passato? Per il passato Pandani certamente ha rappresentato qualcosa, ma io mi riporto pure indietro con abbastanza anziano per ricordare Massignano, voi forse non ve lo ricordate. E ho vissuto pure poi mi ricordo Bartle Cop, quindi ho abbastanza età per ricordarmi. E ci sono stati Bugno, che possiamo dire che era di casa perché veniva a Ponte qualche volta, quindi il ciclismo. E poi a Ponte c'è una bella tradizione per la bicicletta. Insomma. Dopo l'alluvione di ottobre arriva il Giro d'Italia, quindi anche un'occasione per far vedere all'intera nazione che Ponte si è rialzata. Sì, infatti si sta ripartendo alla grande, i lavori stanno già a buon punto. Niente, certo, le cose bisogna farle pure con una certa calma, comunque sta andando bene. Il Giro d'Italia è quello che è, una cosa emozionante, perlomeno io sono felicissima, quindi questo. Questo è uno dei palazzi maggiormente colpiti dall'alluvione, però oggi è addobbato tutto di rosa, quindi è bellissimo. Vederlo così, guarda, veramente è emozionante, veramente, mi viene da piangere, che quello che c'era era una cosa...
lasciamo stare, no, veramente è stata una cosa bruttissima, ve lo assicuro. Quindi oggi è una giornata stupenda, sto dalle 4:30 qua. Un grande riscatto, insomma, per tutti voi. Sì, 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 tantissimo. Qual è il taglio di capelli per il Giro d'Italia? Naturalmente la tintura rosa, più gettonata. C'è qualche ragazzo che le ha chiesto i capelli rosa in questi giorni? Sì, più di uno, sì. Come vi siete organizzati qui a Ponte? Qual è l'emozione aspettando il Giro? Ponte sta vivendo un bel momento di adrenalina grazie al Giro. Ci sono parecchi ragazzi che aspettavano questo momento e speriamo che tutto vada per il meglio. E il tempo pure ci dia una mano, che non piova. Dopo l'alluvione del 15 ottobre, insomma, vi siete rialzati. E dopo l'alluvione ci voleva un momento di gioia, effettivamente. Una bella cartolina per tutto il Sannio, ma in particolare per il Ponte. Speriamo, speriamo. La grande festa del Giro d'Italia, insomma, anche per voi commercianti di Ponte, è stato un bel regalo. Sì, è un regalo bellissimo perché il nostro paese è piccolo come diciamo paese, non c'è chissà che, però è stato bellissimo avere tutto questo che è stato creato ed è stato fantastico, anche se il tempo non ha accompagnato, però speriamo che si ritorna di nuovo qua e speriamo. Insomma, tutta Ponte colorata di rosa, abbiamo visto che lei addirittura ha messo esposte 3 biciclette. Sì, sì, sono quelle delle mie 2 bambine, perciò sono rosa, quindi abbiamo fatto il nostro piccolo che potevamo fare per questa grande festa. Speriamo che si ripeta di nuovo. Che emozione è stata vedere transitare il Giro davanti alla sua attività? Bellissimo, perché è un qualcosa di indescrivibile, perché ripeto di nuovo, un paese così piccolo, avere tutta questa gente e tanti ciclisti famosi, tutta questa carovana, tutto questo che ci sta da, diciamo, dietro, è impressionante. Lo stadio Cone è diventato lo scenario dove ambientare il villaggio di partenza. La fitta pioggia non ha scoraggiato i tanti appassionati che hanno gremito sia le tribune che le varie strutture. È stata anche l'occasione per presentare al mondo un pizzico dell'arte folcloristica di casa nostra. Allora, io sono Claudio Cicchiello, sono il presidente di questo meraviglioso gruppo che si chiama Sannio Antico, che porta in giro per l'Italia, l'Europa e il mondo quelle che sono le tradizioni non solo del nostro paese ma tutto dell'intero Sannio Beneventano. Insomma, il Giro d'Italia è una grande occasione anche per voi per mettere in mostra le bellezze e le capacità artistiche del Sannio. Certo, sono dei momenti particolari in cui bisogna approfittare per poter, diciamo, fare un po' di pubblicità a quelle che sono le tradizioni, le cose di una volta, anche perché, diciamo, oggi tenere insieme questi giovani e fargli portare avanti le tradizioni non è molto semplice, perché sono attratti da tante altre cose che magari qualche decennio fa non c'erano, ma noi ci siamo riusciti, abbiamo un bellissimo gruppo di 38 elementi e ci divertiamo in questo modo. Presenti tantissimi bambini, perché le scuole hanno colto la palla al balzo per regalare agli alunni una giornata unica nel suo genere, perché il Giro d'Italia è un pezzo di storia del nostro paese. Si sentono tutti vicini, anche tutto l'istituto, perché l'istituto comprende 3 comuni e quindi è un momento di socializzazione grandissima. E poi è importante perché comunque lo sport per i ragazzi è fondamentale, quindi senza lo sport non si potrebbe fare niente, anche perché il ciclismo è proprio uno sport che non costa niente e accessibile a tutti. Al Foglio Film c'è attesa per i big del pedale e in particolare per un ragazzo siciliano che veste la maglia tricolore e fa sognare tutti i tifosi italiani. Nibali. Quale ciclista aspetti per una foto? Vincenzo Nibali, ovviamente. Chi vince il Giro? Nibali. Nibali! Sicuramente Vincenzo Nibali, che è nel cuore di tutti e tutti speriamo che porti l'Italia alla vittoria in questo Giro. Il grandissimo applauso di Ponte per Vincenzo Nibali, certamente il più atteso, il vincitore del Tour de France nel 2014, ha già vinto il Giro d'Italia nel 2013 e quest'anno ci riprova. Vincenzo Nibali vuole vincere la sua seconda edizione della Corsa Rosa.
È lo squalo il grande favorito della Corsa Rosa, ma occhio anche ai suoi avversari, come ci ha raccontato il principe Gianni Savio, uno dei grandi direttori sportivi del ciclismo mondiale, che quest'anno non è in ammiraglia, ma segue il Giro come ospite d'onore. Il Giro regala sempre emozioni, è un evento che trascende lo sportivo per entrare nel sociale, quindi grande attesa. Grande pubblico poi, anche qui oggi a Ponte tanta gente, quindi ieri a Benevento con l'arrivo, per cui un grande entusiasmo. Il Sud risponde sempre presente. Il Sud risponde sempre, sì, è così, e quindi la corsa è giusto che onori e che venga sempre al Sud, perché qui c'è veramente tanto calore umano, tanta passione. E io credo che la lotta sia circoscritta a un poker, perché ai tre che ha citato, e cioè Nibali, Valverde e Landa, aggiungerei anche Dumoulin, l'attuale maglia rosa. Perché se è vero che non è uno scalatore, è altrettanto vero che nella Vuelta si era difeso molto molto bene con allora Fabio Aru, e quindi era stato praticamente fino alla tappa in cui, proprio per le salite, aveva lasciato. Per cui aveva lasciato la prima posizione. Per cui io direi i tre favoriti, aggiungiamoci ancora Dumoulin. Poi ci possono sempre essere delle sorprese. La partenza si avvicina, ma nel frattempo la RAI mette in risalto anche le imprese dello sport sannita, con due personaggi speciali che rappresentano il mondo del calcio e quello del rugby. Mister, dopo la festa giallorossa, la festa rosa, lei è un appassionato di ciclismo? Ma io da ragazzino correvo in bicicletta fino a 10-11 anni, però voglio dire a livello non amatoriale, ancora meno. E poi dove sono nato, a Floridia, in provincia di Siracusa, c'è una grande tradizione di ciclismo. Per tanti anni è stata una corsa, il trofeo Pantalica, importante. Siamo patrioti, siamo italiani. Nibali è un siciliano, ancora di più. Mister, è appena stato intervistato dalla RAI, ha parlato di questa meravigliosa Serie B del Benevento. Sì, beh, le domande si sono incentrate soprattutto su quello. Abbiamo reso felice una comunità calcistica, abbiamo raggiunto un traguardo importantissimo per la prima volta. A Benevento ne è uscita con un'immagine calcistica strepitosa. Visita a sorpresa al Giro d'Italia, Carlo Canna, numero 10 della nazionale italiana, insomma, ti hanno invitato perché sei un'altra eccellenza del Sannio. No, è un piacere venire qui, vedere. Sono stati due giorni molto belli per la nostra città, ieri con il Giro che è arrivato a Benevento e oggi che parte da Ponte. C'è grande entusiasmo, il tempo un po' non ci ha aiutato oggi, però molto bene. Chiunque mi vede mi saluta e per me fa solo piacere, spero di essere un esempio soprattutto per i più piccoli. Senti, ti piace il ciclismo? No, sì, lo seguo. Ieri infatti mi ha fatto molto piacere essere lì all'arrivo e vedere la volata che poi alla fine ha premiato il tedesco. È il momento dei saluti, ma non si tratta di un addio, bensì di un dolce arrivederci. È stato amore a prima vista. Il Giro tornerà presto nel Sannio, perché ha stregato ancora una volta, soprattutto i bambini.